Viaggio divino 13/7/2020. Ascoltate e state ben attenti. Non dite sempre Giuseppina parla poco, perché tutto questo parlare con Giuseppina non è un gioco. Ma in Giuseppina c'è il mio fuoco, il fuoco purificatore che toglie tutto il male al peccatore per farlo rinascere a vita nuova. E sappiate che questa è l'ora. E queste domande ve li faccio io a tutti voi, all'opposto di dire Giuseppina parla poco. Non ci dite, capite che siete voi che non state attenti, perché se il vostro spirito sarebbe aperto, sono io a farvi capire il vostro incerto. Quando Gesù diceva, chi vede me, vede il Padre mio che è in me, e io e il Padre siamo una cosa sola. Adesso capite che significa dare ascolto alla mia parola. Quando il messaggio che dà Giuseppina, e vi ripete sempre le stesse parole, a voi e voi ancora non avete capito la scuola, ciò significa che ancora il vostro spirito non è pronto al vero ascolto. E non fate attenzione alla vera illuminazione e venite a me con la vostra stupida ragione quando dite non sono pronta, è lo stesso che voi ancora non credete e non volete la mia volontà, ma cercate che io faccio la vostra volontà. E allora perché non aprite prima il vostro cuore, dopo le orecchie, mettete a tacere la vostra mente? E allora date spazio alla luce splendente. Che di entrare dentro di voi, e se qualche anima è pronta, io entro in lei. Voi dite, quella è più avanti di noi, quella capisce più di noi. E lo sapete perché? C'è tutto questo in voi, perché ancora non siete liberi voi. Siete convinti della vostra verità e non date ascolto alla mia verità, che è una sola, e non date ascolto alla mia parola, non facendo la mia volontà. Voi non vi abbandonate liberamente a me, io che sono il vostro re, che non c'è nessuno Dio all'infuori di me. Voi non date ascolto alla mia parola, che io potrei formare dentro di voi la mia vera aiuola. Io vi prego di non commettere lo stesso errore che fecero i vostri padri, ma sappiate che la verità in Dio è una sola. Potete andare di qua e di là, ma ricordate che una è la vera verità, e dove c'è è sempre la vera e unica verità. Veritas, luces mias, rivenistis mundo. Amen, alleluia. Amen. Io porto fine a questa vana e rabbia. Alleluia. Alleluia.